Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo Vlogmas. Oggi è 23, ragazze, manca pochissimo a Natale. E oggi sto molto meglio, spero si veda, mi sento molto più riposata e ho anche dormito di più, sono andata a letto prestissimo ieri sera, quindi sarà anche quello, un po' tutto, ogni tanto un po' di tachicardia, ma sempre dovuta comunque magari a sto discorso del ferro, che comunque sto continuando a prendere pastiglie, quindi mi auguro che andrà sempre a migliorare. Riccardo e Fede sono già scesi perché Riccardo vuole portarci, visto che siamo tutti insieme oggi, a fare colazione fuori, e in più anche perché è finito il latte, quindi Fede senza il latte non sa stare, e quindi approfitteremo, compreremo il latte, andiamo per gli ultimi regali e facciamo colazione fuori, quindi mi sbrigo e andiamo. Tanta roba. Qual era il cielo di Irlanda? No. Non me lo puoi vedere. Dai. Ma lo stavamo facendo insieme in realtà, quindi. Non è vero, io queste cose non le faccio. Oddio, mi sto spezzando un braccio. Aiuto! Perché? Pronto? Avete visto come lo fa? Ah! Allora. Siamo sempre in giro per negozi, abbiamo trovato la maggior parte delle cose che mancavano e adesso che carino, Ricky ha portato Fede sulle giostre perché voleva fare un giro e niente, quindi l'ha portato, adesso non riesco a filmare ma vi faccio vedere dove, l'ha portato lì che ci sono appunto, c'è la macchina di Flintstone, adesso gli faccio qualche fotina col telefono. Indovinate un po' dove siamo? No, perché mi sento osservata, c'è un telefono puntato su di me. Comunque, ma perché? Comunque siamo al McDonald's, ebbene sì. Ci ha fatto dietro. Una sorpresa, oggi giornata sorprese. Guardate dietro che sì, c'è infatti, fatto. Dietro si capisce che siamo al McDonald's. E quindi abbiamo preso un menù famiglia. Fede è contento perché ha il suo Happy Meal. Ale! E niente, quindi attendiamo il nostro ordine al 25 mattina, quindi non ho capito niente. Dalle 9 di sera mi fa scassare del 24 fino all'indomani mattina del 25. Fede sta indagando su quando è Natale. Dopo Babbo Natale si fa il giro. Domani sera è la vigilia di Natale, cioè la notte in cui viene Babbo Natale. Poi il mattino dopo ti svegli ed è Natale. Ti svegli e regali sotto l'albero. Felice. Amore, facci il mukbang. Vai. Suoni. È finito già l'hamburger, c'è più niente. No, io invece sono le patatine, ho preso il toast. Lui il toast. E per le più curiose io ovviamente faccio togliere sempre l'insalata perché non la posso mangiare in giro, quindi. Perché no? È perché la dovrei disinfettare. In giro è un po' difficile, però anche volendo fare un mukbang non avrei il sostegno per la videocamera. Dovrei andare in giro col cavalletto. Però vabbè. Troppo buono, dice Fede. A quale bambino non piace il McDonald's? Non esiste. Hai detto tu. Il mio amore mi vizia leggermente, ma proprio un filo. Guardate che bomba di torta. Ovviamente Fede è già a metà e la sua già non esiste. Io non ce l'avevo. Ce l'aveva, certo. Vabbè, assaggiamo sta bontà. Allora, io non ce la facevo più, si è finito anche la mia. E mi ricorda tanto un personaggio, vediamo se la voi viene in mente. Di prendere la torta con la famiglia. Ma no, l'ho mangiata più di metà, dai. La prossima volta, solo per me. Aspetta, Fede, a me ricordi un personaggio. Ho paura. Fede, che ti ricorda? Chi è che deve mangiare la torta al cioccolato per forza?
L'alunno della trincia bue. Matilda, sei mitica. Ma no. Che si deve mangiare a tutti i costi due fette di torta. Non sì? Sono così. Certo che lo sono. No. Vabbè, è il personaggio, amore. La torta al cioccolato. Tu che ti sacrifichi per la famiglia per finire queste splendide, buonissime fette di torta. Ciao tesorina, allora avete visto anche il mio amore fa i vlog. Scusate? Videochiamata durante la spesina all'Eurospin, perché e sono qui che faccio le derapate in mezzo alla gente, aiuto. Perché non stavo tanto bene, ma dopo vi racconto, e quindi il proseguimento l'ha fatto da solo, povero amore. Vabbè, dai, saluta, va. Ciao. Ciao tesorine, tutti. Ciao. Ciao tesorine. Ah, amore, ho trovato i panettoni, però solo quelli. Oh, che carino. Secondo voi, cosa ci vuole comunicare? Devo uscire! Portatemi fuori! Almeno andate a Natale, per favore, portatemi! Allora ragazze, praticamente ho detto che vi spiegavo, eravamo in giro, appunto dopo vi faccio vedere tutte le varie bustine, tanto non dovrebbe capirsi di cosa si tratta. Comunque abbiamo finalmente ultimato tutti gli ultimi regalini. E Fede si è divertito un sacco perché è andato sulla giostra, come vi ho detto. Appunto abbiamo mangiucchiato al McDonald's, insomma oggi festa, tanto appunto per le feste, perché noi non è che andiamo a mangiare sempre fuori, però ogni tanto, insomma, è stato divertente oggi. Solo che tra un negozio e l'altro probabilmente ho camminato troppo, contando poi che ieri non stavo bene, insomma ho avuto un attimo di debolezza, la pancia tipo tutta dura, tipo contrazioni preparatorie o cose del genere, quindi sono dovuta correre a casa, ho avuto un attimo di paura, però tutto a posto, insomma mi sono andata in bagno, mi sono poi rinfrescata, mi sono sdraiata un pochettino e ora sto bene, quindi è stato proprio solo un po', secondo me ho camminato troppo. E detto ciò, come avete visto dal video precedente, Ricky è andato a prendere le ultime cose che ci mancavano dei fiocchetti per ultimare dei pacchettini e dei bigliettini di auguri, e io volevo andare a tutti i costi anch'io e lui no, ti devi riposare, e quindi mi fa: guarda, ti faccio facciamo una videochiamata così li scegliamo insieme. Troppo dolce. E quindi insomma è stato bello perché mi sembrava realmente di essere lì con lui, cioè è una figata pazzesca questa invenzione delle videochiamate. E niente, comunque vi faccio vedere per quel che si può, perché alcune cose le ho dovute togliere perché non posso farvele vedere, perché questo vlog andrà online prima di Natale, quindi capirete che non tutto posso mostrare, però vi faccio vedere le cosine, insomma, per noi. Allora, dai cinesi, vabbè, ci è andato il calendario, ce lo danno ogni anno con dentro dei buoni sconto, tra l'altro, quindi fantastico. Poi abbiamo preso dei fiocchettini perché ci mancavano per dei pacchettini, ha preso dei bigliettini di auguri, ahimè, tra questi, adesso vediamo quanti ne ha presi, 4, ne ha presi un sacco, quindi tra questi ne sceglierò uno per Ricky. Purtroppo non sono riuscita ad andare io a fargli una sorpresa, però uno di questi lo sceglierò per lui, magari ora lo faccio sparire, tipo, comunque ve li faccio vedere. Allora, c'è questo qua, Merry Christmas, molto carino, ne ha presi 2, con anche scritto Happy New Year, dentro è, credo, semplice, sì, c'è altra scritta, si può scrivere dentro. Poi, Buon Natale, auguri, questo qua lo trovo veramente, veramente carino, quindi mi sa che gli rubo uno di questi, lo faccio sparire e lo tengo per lui. Anche questo è carino. Oddio, sono indecisa, ragazze. Tanto non penso, vediamoli tutti. Allora, l'indecisione per ora è tra questi due.
Poi ha preso appunto un altro di questo, questo qui verde con scritto Merry Christmas Everyone. Anche questo dentro credo che sia, ah, è chiuso, questo qua non si può vedere, oh sì, sì. Molto semplice con un babbo. E poi ha preso questo qua con la rennina, carino anche questo. Non lo so, però uno me lo tengo per lui. Mi sa che prendo questo, mi sembra più, più simpatico, più adatto a lui. Quindi gli altri li teniamo per la family. Poi fiocchettini, l'abbiamo già visti, il calendario lascio lì. Poi ha preso, che serviva per la lavatrice, il detersivo. Lo abbiamo scelto insieme in videochiamata, non ci crederete mai così. Dual power lavatrice, pulito impeccabile, 26 lavaggi. Non l'ho mai provata questa linea qui, quindi spero mi troverò bene, poi in caso vi farò sapere. Poi ha preso questo che mi sta piacendo da impazzire. Mi sto trovando da Dio, ha un profumo veramente, mamma mia, è qualcosa di stupendo. Questa linea qua l'avevo già provata, ce ne sono due tipi, uno Diamond e uno Care e Relax, e poi c'è il classico, però questo mi piace tantissimo. Vi consiglio di almeno annusarlo quando andate al supermercato, poi mi fate sapere se vi piace. Poi questo se l'è scelto per lui, Vidal Peppermint e Ginkgo. Sentiamo. Buono, molto fresco, mi piace, da uomo. Poi ha preso 4 litri di latte, ve ne faccio vedere solo uno, in previsione delle feste, che almeno fino a dopo Natale siamo a posto, poi riandremo al supermercato. Carne per Nala, questa qui al manzo. Poi biscottini, perché anche di questi eravamo abbastanza a secco, sono dei granelli. Si chiamano granelli, ma sono biscotti con granelli di zucchero. E poi ha preso anche i succhi mela e banana. E poi vabbè, qua c'è il calendario e ok. Poi invece qua ha preso i cereali, le barchette. Questi qua sono fantastici perché, cioè, rendetevi conto, questi dell'Eurospin hanno addirittura il ferro, che per carità c'è in dosi minime, però a me fa comodo che ci sia anche nei cereali, visto che ogni tanto li mangio. E in alcuni che costano il triplo, nei Carrefour, non c'è tutte queste vitamine, fibre e ferro, quindi vabbè. Poi altro latte, vabbè, non sto a mostrarvelo. Scusate il fiatone, ragazze, ma a volte non riesco neanche a respirare. Allora, tè Earl Grey, sperando che assomigli al tè Twinings. E quindi insomma ho preso questo, vedremo un attimino se gli somiglia, in caso vi farò sapere. Poi vabbè, c'è una cosa che non posso farvi vedere perché è un regalo di Natale. E poi un'altra carne Bernala, pollo e tacchino. E vola tutto. Il riso sempre Bernala, da metterla insieme alla carne. E ultima e non meno importante, camomillina, perché ultimamente la sera me la faccio, perché tra tachicardia e purtroppo in quest'ultimo periodo mi sento molto affaticata. Spero passi, la ginecologa mi ha detto che è normale, può capitare, però appunto una buona camomilla la sera mi aiuta tantissimo contro queste palpitazioni sempre dovute a carenza di ferro, stanchezza eccessiva, eccetera. Quindi ho chiesto un rifornimento di camomilla e basta, perché il resto è latte e una cosa che non posso mostrarvi. E qua, questo è quello che ha comprato Ricky e ora vado a sistemare. Qua c'è il resto del bottino che devo appunto sistemare, però per ora metto tutto qui vicino agli altri pacchetti e pacchettini, tanto mancano 2 giorni e porteremo tutto dove deve andare, ai legittimi proprietari, mettiamola così. Ah, che stanchezza, ragazze. Io sono sempre più voluminosa e stanca. Va bene, ce la posso fare. Momento scrittura bigliettini. Ne abbiamo scritti tutti. Ce l'abbiamo.
E ora? Ah, tra l'altro una di voi aveva ragione, io non me ne ero accorta, mannaggia. Una di voi, non ricordo il nome, quindi perdonami, però grazie, perché non me ne ero accorta. Il mio calendario ha 25 regalini, cioè nel senso arriva fino al 25, io pensavo il 24. Infatti ho detto, ah, manca solo più il 23, il 24, invece c'è anche il 25. Quindi... Perché il 25 è mio. E il rossetto? Comunque, direi di aprire, perché poi ieri non sono stata bene, quindi non ho aperto il calendario. Quindi li apriamo adesso, quindi ne devo aprire due. Quindi controlliamo un po'. E io quanti ne devo aprire? Uno. Ricky, prendi il calendario. Allora, devo... Ah no, aspetta, oggi quante ne abbiamo? Sì, 23. Quindi devo aprire 22. E 23, che è qua. Ma il 21 l'ho aperto, dov'è il 21? Ah sì, il 21 l'ho aperto. Che bianco brillante. Infatti. Quel 23. Sì, sì, dopo. Allora. Ci sarà di sicuro una matita però. Allora, 22. Qua il rossetto c'è, scommetto. Vediamo un po'. Vediamo se ce la facciamo come al solito. Con una mano sola. Hai bisogno del balletto? No, grazie. Per il momento che bello sto colore. Vabbè, ragazzi, lo prendo dopo. Comunque il colore è questo, mi piace un sacco. Adesso Ricky ci pensa. Molto gentile il mio balletto. E nel mentre io apro il nel frattempo vi faccio vedere il 23, che è oggi. Comunque questo calendario è veramente complicato da aprire. Scusate, non so dove sto riprendendo, c'è anche Ricky, sta bestemmiando perché mi regala il set. Ha rotto tutto pure lui, cioè neanche la matita riesco a tirare fuori, mi spacco sempre tutte le unghie. Grazie amore. Allora, questo qua è il, perché non leggo nulla, Fevur, bellissimo questo, cioè, non so se lo vedete alla luce, è un rosa proprio antico, un rosa, sì, direi antico. Un rosa rosato. Molto carino, mi piace molto. Questo è proprio un colore di quelli che uso, grazie Fede Valletto. E questa qua invece è la matita, colorazione Roses, che di rosa ha ben poco, perché è un rosso, un tipo di rosso particolare, ma molto molto carino anche questo. Non so se ve li avevo mostrati, comunque questi sono i regalini che alla fine la mia amica mi ha portato, oltre al carrellino per la mia tata e questo qui per Fede, è stata veramente dolcissima. E poi volevo far vedere questi, sono andata da OVS oggi a fare un giretto, siamo andati da OVS e ho trovato questi jeans per Fede che mi piacevano parecchio, davvero carini. Abbastanza spessi anche, quindi perfetti per l'inverno, con l'elastichino, la cordicella, che sono anche molto comodi per la scuola, a 9,99 euro. Ho preso 5-6 anni perché lui comunque è molto molto magrolino, non è, quindi gli è andato persino larghi questi, già solo a vederli me ne sono resa conto, e sono molto carini. Pensavo anche di metterli lì con una maglia che ha natalizia, e anche per Natale magari, per il giorno di Natale, quindi questo è l'acquistino, quindi li devo lavare già domani, così per Natale sono belli puliti, belli freschi. E niente, quindi ora questi qui li metto via perché li portiamo poi sempre dai miei a Natale e basta. Quindi insomma, qua accanto al mio letto ci sono tanti tanti pacchettini, alcuni da portare ai miei suoceri e ai miei cognati domani, e alcuni appunto per Natale. E poi vabbè, dall'erbolario ci hanno regalato questo calendario che è veramente carino, molto nature, è carino, penso che lo metterò in cucina anche perché tiene poco posto e mi piace più di quelli giganti, insomma non ha il gancetto, l'unica pecca è quella, ma me lo inventerò, creerò una cordicella qui e lo appendo in cucina, molto carino.